Da sinistra a destra Mattia, Marco, Bartolo, Giorgia e Titti, una famiglia normale, barese, che abita in un quartiere popoloso di Bari e che ha un problema come tutte le famiglie. Qual è questo problema? Il lavoro. Eccolo, manco a dirlo. C'è un aspetto particolare, tu sei la mamma che ha fatto quella petizione scrivendo a Renzi, a De Caro, a Emiliano, alla Romano, insomma alle istituzioni per dire il motivo per cui non si scorre la graduatoria dell'ex articolo 16 dell'ufficio territoriale per l'impiego, è così? Sì. Eppure tu hai fatto una grandissima scalata in 10 anni di iscrizione, sei passata dal? L'anno scorso era al 230° posto, quest'anno proprio ieri sono andata a vedere, sono al 154°, però... Voglio dire, siamo ancora in altissimo mare. Ecco, anche perché purtroppo non ha nessuno lavoro da questa graduatoria, quindi serve ben poco questa graduatoria. Tant'è che, diciamolo, qualcuno lì all'ufficio territoriale ti ha detto: signora, perda un po' le speranze, perché tanto noi qui stiamo a girarci i pollici, gli enti pubblici non assumono. Esatto, perché fino a 8 anni fa da questa graduatoria si ottenevano fino a 500 posti di lavoro e anche di più in tutti gli enti pubblici, ospedali, scuole. C'è un problema, voi siete una coppia giovane, avete 28 anni, ma avete una vita un po' travagliata perché siete praticamente sempre divisi e lui è costretto a zappare qualunque momento della vita per portare avanti la baracca. Purtroppo, o per fortuna, cioè entrambe le cose, sta sempre a lavorare per mandare avanti la famiglia, perché ne siamo 5, un mutuo di 700 euro, bollette, la rata della macchina, perché la macchina serve, che poi vabbè ce l'avevamo già da tempo. Quindi voglio dire, però lui non c'è mai, proprio per poter portare e non per fare una vita dignitosa, ma per arrivare così a per sopravvivere. Come se non bastasse, scopriamo che Giorgia è celiaca e quindi questo aumenta le spese e le difficoltà. Perché comunque l'ASL aiuta con dei buoni da spendere nelle varie attività commerciali, però il cibo senza glutine costa tanto, quindi ogni volta quando io ho bisogno di qualcosa e la vado a pagare ovviamente di tasca mia, sono altre spese, perché abbiamo chiesto anche un aiuto, tra virgolette, che ci poteva aspettare, che è l'indennità scolastica, perché parecchi celiaci la percepiscono, però siccome con il passare degli anni sempre più persone sono più celiache, ce ne sono di più e quindi c'è meno per tutti. Stanno incominciando a non dare più questa indennità scolastica e ci ha detto la bambina: è vigile, sta bene, quindi non ha diritto a questo. Dia Matteo Renzi a De Caro Emiliano, cosa vuoi fare da grande? Il giocatore. Perché si guadagna un sacco di soldi o perché ti piace giocare a pallone? Tutte e due. Tutte e due, vabbè. Ma come stiamo? A piedi? Sono piedi buoni o... Per lui per forza Milan. Solo il Milan, del Milan, come me, bravo. Vedi, loro hanno dei piccoli sogni. Mamma! Sì. Possono essere realizzabili come non lo possono. A lui piace giocare, piace anche suonare. A lei piace ballare e cantare, io con il mio stipendio, quello che prendo e quello che comunque vado ad aggiungere, non riesco a portare loro anche al minimo corso di danza o un calcetto. Non riusciamo. Certo, è vero Mattia. Di far crescere loro, sì, facendogli capire che non tutto è possibile, però sono anche bambini. Se non sognano ora, quando devono sognare? Bartolo, uno dei paradossi di questa vicenda è che il fatto che tu lavori non consente a lei di scalare un po' questa graduatoria, perché intanto fai reddito, è così. In pratica sì. E alla fine diciamo che ti dà pure fastidio questa cosa. Cioè io devo essere disoccupato anch'io per dare un lavoro a lei. Di questo passo, o l'uno o l'altro. Cioè rimaniamo senza lavoro tutti e due alla fine. Se io vengo licenziato o perdo comunque il lavoro e divento io disoccupato e lei disoccupata, alla fine se questa graduatoria lavoro non se ne vede. Se si scala di 80 posti ogni 10 anni stiamo freschi. Non concludiamo niente, niente di niente. Io da cittadina pago le tasse, anche se non ho chissà che servizi, però almeno voglio diritto a vivere la mia vita. Come ti ho già detto, lui stando sempre a lavorare non ci sta mai, non abbiamo una vita perché il suo lavoro è nella ristorazione, quindi manca il sabato, manca le domeniche, non esistono le feste, i bambini vogliono
il papà e i bambini, cioè anche lui non avrà più indietro, perché io in fin dei conti sto a casa, quindi sto con i bambini, però lui non avrà indietro i suoi bambini quando ormai diventeranno grandi. Questa è la cosa bella. Quanto ti manca questo aspetto della tua vita? Tanto. Vorrei stare di più con loro, perché comunque adesso sono piccoli, me li posso godere. Poi ti manderanno al diavolo pure loro, oltre che le istituzioni. Però io voglio essere chiara, io non voglio e non sto lemosinando un lavoro. Per fortuna non sono in una situazione dove sono stata, tra virgolette, drammatico, dove sono stata emarginata nella società, io o lui, no. Io voglio semplicemente far valere il mio diritto, perché c'è una graduatoria che dice che io ho diritto, come io e tutte quelle persone. Cioè, non è che tu stai rivendicando per te stesso, lo stai dicendo per tutti. Questa graduatoria dice che io e gli altri, perché ci sono addirittura pure persone al primo posto, al trentesimo posto, cioè infatti, in alto, che non hanno questo benedetto lavoro, che ne hanno ancora più bisogno di noi. Questo vi fa onore, nel senso che pensare a chi sta anche un po' peggio in questa maniera, solamente perché a stento arriviamo a fine mese, chi sta peggio di noi, però cioè non è giusto, loro fanno la bella vita e noi dobbiamo fare questa eppure vita, voi, noi e altri. Voi siete andati più volte, soprattutto tu, mentre lui lavora lì a Chiesa. Mi hanno detto di non andare più. Cioè, hanno detto, sentiti, ti rassegnati. Signora, si rassegni, perché tanto se qui non si sblocca la situazione, che lo possono fare solo loro, rappresenti la nazione. Tu devi portare avanti le persone che ci vivono. Io ho pensato pure di andare fuori dall'Italia, ma con tre bambini come faccio? Significherebbe dividerci. Ed è giusto? Voglio far crescere i miei figli nella città. Noi abbiamo pensato alla Germania, abbiamo pensato all'Austria, la Svizzera. Però, perché comunque però, in base agli stipendi c'è lavoro. È tutto comunque in base allo stipendio proporzionato alla vita. Quindi non devi stare bene nel lusso. Devi vivere bene. Ma poi alla fine è per noi, ma è anche per loro. No, perché loro poi a un certo punto dovranno pur diventare uomini, dovrà pure rimanergli qualcosa. Nella paura. In Italia non c'è futuro, non hai una prospettiva di niente, zero, buio. Penso cantare però. E allora, guarda, se tu ci canti una bella canzone, una che tu sai, il tuo cavallo di battaglia qual è? Sentiamo, qual è il tuo cavallo di battaglia? Quella che sai meglio. Una che... che fa un cartone. E qual è questo cartone? Anch'io li seguo, anch'io ho il mio bimbo e quindi seguo i cartoni animati. Qual è? Si chiama Violetta, mi spiace ancora qui nel mio mondo, questa sono io, da oggi io vivrò fino al fondo, io mi sveglio, io finalmente rosso, ora scanterò tutto ciò che provo, tutto, finalmente rosso. Senti, facciamo una cosa, siccome la mamma e il papà non riescono ad avere raccomandazioni, vediamo se riusciamo almeno con te a farti raccomandare da qualche parte, eh? Ci stai? Tu mi raccomando, impegnati però, eh? Quanti anni hai? 5. 5 anni. Addirittura abbiamo pure un ex fidanzato, neanche fidanzato, un ex fidanzato abbiamo. Vabbè, allora chiudiamo così. Quanto bene vogliamo mamma e papà? Tantissimo. Meno male. Speriamo che anche le istituzioni vogliano un po' di bene a mamma e papà. Ok.